Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in una nuova colata di resina e in particolare, dato che mi avete chiesto di fare una colata di resina con tutti i miei stampi con i dolcini, ho deciso appunto di fare queste nuove creazioni con tutti gli stampi che ho sui dolci, tranne gli stampi dei macaron che ho comunque utilizzato qualche tempo fa. Allora, io direi di iniziare subito da questi stampi delle caramelle che veramente non utilizzavo da tantissimo tempo e vediamo subito come sono diventati. Questa mi piace davvero moltissimo, è praticamente resina con solamente il colorante rosa perlato della Perlex che ho utilizzato più volte e davvero l'effetto mi piace moltissimo, soprattutto perché ha un effetto sul blu, come vedete, queste sfumature bluette che si intravedono. E vediamo subito le altre caramelle, ovvero quella verde, ed è questa molto molto bella, solo che purtroppo come sempre i brillantini vanno sempre sul fondo, soprattutto qui con il verde mi piace sempre utilizzare questi brillantini a pallini. Poi abbiamo l'altra caramella azzurra ed è questa qui, anche questa mi piace moltissimo, devo dire che questo colore perlato alle caramelle è davvero un bellissimo effetto, anche se qui c'è purtroppo un po' di accumulo, forse non ho girato bene il colorante. In tutte e tre le caramelle sicuramente farò delle rifiniture qui con lo smalto. Vediamo adesso questa ciambella e voilà. Abbastanza perfetta, tranne qualche imperfezione qui che sicuramente rifinirò, ma per il resto mi piace moltissimo. Questi stampi non sembrano così tanto lucidi, però in realtà le creazioni escono molto molto lucide, come vedete. Vediamo questo cupcake, anche questo mi piace moltissimo, come vedete lo stesso colorante della caramella rosa l'ho utilizzato qui e devo dire che questo trio di colori mi piace davvero molto. Qua magari farò qualche pois, adesso vedrò un po' come rifinire, sicuramente enfatizzerò questi pallini che ci sono qui nella farcitura. Poi vediamo il pandistelle. Ops, accidenti! Questa cosa non mi era mai successa. Benissimo. Allora, ho capito perché è successo questo problemino, perché qui in realtà io non ho messo dello smalto, ma bensì del colorante che io utilizzo per la resina, quindi praticamente non si è asciugato e ha fatto un po' un macello. Comunque mi conviene pulire questo colorante e magari ripassare un po' di smalto dove occorre, insomma. Peccato perché comunque era venuta abbastanza bene. Spero di rifinirlo comunque nel miglior modo possibile. Vediamo quest'altro cupcake. Qui purtroppo si sta rompendo lo stampo e credo proprio che questa forma la dovrò realizzare con la gomma siliconica perché purtroppo qui se colerò ancora la resina fino a questo punto sborderà. Mi dispiace molto perché questo stampo mi piace moltissimo, però pazienza, lo rifarò con la gomma siliconica. Allora, vediamo un poco. Mi piace moltissimo, questo è praticamente smalto che dovrò comunque un po' rifinire. Il contrasto mi piace molto, anche la fragolina si vede abbastanza bene, nonostante che siano due colori molto simili. E questa in verde invece è della resina vera e propria, quindi non dello smalto. Ok, vediamo il primo pezzel perché ne ho fatto uno chiaro e uno scuro. E voilà, diciamo è il pretzel con il colore classico, devo dire che qui devo rifinire moltissimo, però non c'è problema, sicuramente rifinirò anche con lo smalto qui. E vediamo invece quello al cioccolato, io ho un po' di paura per questo stampo, perché facendo scoppiare le bollicine appunto di resina, ho accidentalmente bruciato un pochino di plastica qui internamente, quindi non so in realtà bene come tirare fuori questa creazione e soprattutto se lo stampo riuscirò ancora ad utilizzarlo. Ok, non penso sia successo niente. Ah, perfetto, non è praticamente successo nulla. Ecco, vedete qui un po', diciamo, fuso, però in realtà lo stampo è incolume. Incredibile, non avrei proprio scommesso qui, infatti devo limare moltissimo. Ecco, come vedete si staccano già i pezzetti così. Tra i due credo che mi piaccia molto di più questo qui, perché diciamo lo vedo come un colore abbastanza naturale. Anche se non mi dispiace nemmeno questo qui, diciamo al cioccolato, ecco. Vediamo invece il cornetto. Accidenti, anche qui è successo un bel problema. Peccato, questi stampi è la prima volta che mi deludono. Di solito riesco sempre a far asciugare tutto molto bene e evidentemente qui lo smalto non ha asciugato. Qui c'è anche un po' di resina umida, devo dire. Quindi, vabbè, il problema diciamo che non è così grave. Qui pulisco lo stampo e qui magari insomma non vorrei toccare molto per non sporcarmi, però insomma toglierò questo eccesso e rifinirò con dello smalto appunto. Però nell'insieme mi piace moltissimo, soprattutto il colore perché sembra proprio una glassa di cioccolato. Magari nel prossimo update delle creazioni in resina lo vedrete decisamente molto molto meglio. Vediamo quest'altro cupcake, sperando che neanche qui lo smalto abbia fatto capricci.
E infatti è uscito molto molto bene. Qui in realtà lo smalto lo dovrei comunque ripassare perché soprattutto in queste scanalature si vede pochissimo, si intravede più il colore di fondo, però nell'insieme mi piace davvero moltissimo questo contrasto, devo dire che è un bel contrasto, sono due colori che stanno molto bene insieme. Ok, cosa è rimasto? Vediamo qui il cookie, anche se non so come sia venuto questo cookie perché ho dimenticato di far colare bene la resina in questi puntini. Però devo dire che non è così male, in realtà qui c'è qualche bollicino, però nell'insieme mi piace moltissimo. Queste due bollicine che restano sempre comunque in questo stampo ogni volta che lo utilizzo, perché sono appunto proprio nello stampo. Di questi stampi qui è rimasto solamente questo cupcake, vediamo un po' com'è venuto. E voilà, bello, questo mi piace molto. Devo dire che i colori sono un po' particolari, forse sono un po' troppo scuri, ma qui sicuramente farò delle rifiniture molto chiare. Questo è uno smalto e questo colore veramente mi piace tantissimo. Anche questa è dello smalto, mentre questa è resina verde con un po' di colorante rosa, però che è dato praticamente sulla sfumatura dell'azzurro. Adesso vediamo questi stampi qui. E vediamo come sono uscite le creazioni. Qui c'è molta resina di scarto, quindi non fate caso al colore. Abbiamo questa tazza, diciamo rosa, e poi la tazza marrone, non vi fate ingannare dal retro perché quella del dietro era un po' di resina di scarto, senza manico perché non avevo abbastanza resina, però devo dire che comunque mi piace moltissimo, ecco così magari si vedono meglio. Poi abbiamo le due teiere, questa già da dietro mi piace molto, e infatti wow, che spettacolo, non ricordo di aver fatto altre creazioni così, forse una barrettina di cioccolata. Bella, bella. Questi sono solamente glitter, praticamente viola e un po' rosati. Un'altra teiera verde, dello stesso colore della caramella, forse così si vede un po' meglio. E i due biscottini, tipo oro saivo. E per finire i due cupcake, completamente uguali. Vediamo che altro. Sembrano quasi dei cioccolatini. E anche questi mi piacciono molto. Allora, vediamo prima le barrette di cioccolata. Cerco di farvele vedere in modo veloce. Allora, abbiamo questa qui verde con i glitter argentati. E per finire abbiamo le basi per cupcake. Queste ve le faccio vedere tutte insieme. Allora, abbiamo la base verde. In realtà, se visti così, sembrano quasi dei budini. Sarebbero anche molto più carini perché sembra quasi che c'è della glassa sopra. Anzi, sembrano quasi quelle caramelle gommose e penso che le utilizzerò proprio con quello scopo, diciamo. Ecco qui, queste sono tutte le creazioni in resina a tema dolcetti che ho realizzato in questi giorni. Le mie preferite sono abbastanza, soprattutto perché ci sono queste barrette di cioccolata con questi glitter che veramente mi fanno impazzire, anche questi qui argentati. E poi mi piacciono moltissimo come sono venuti i vari cupcake, come questo, quest'altro o anche questo qui. Molto molto carini. Scrivetemi invece giù nei commenti qual è la vostra creazione preferita. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!